PNRR. Ci sono almeno 10 miliardi, se non sbaglio, da spendere in questo settore. Dove si sta puntando e in che modo e a che punto siamo? Intanto noi abbiamo approvato un provvedimento sulla semplificazione. È un decreto che è diventato legge, lo stiamo attuando, dagli appalti alla transizione green, ai meccanismi sostitutivi, poteri sostitutivi, silenzio assenso, tutti i colli di bottiglia che abbiamo individuato li abbiamo risolti e adesso si stanno implementando. Quindi, primo, semplificazione. La semplificazione è la premessa per la digitalizzazione. Non si può digitalizzare un sistema complesso, inutilmente complesso, quindi semplificazione, digitalizzazione. E poi capitale umano, nel senso nuove risorse, giovani, sistema di reclutamento totalmente nuovo, con concorsi totalmente digitali, in presenza, il concorso dura un'ora, non c'è più la carta, non c'è più la penna, nella pubblica amministrazione si fa un concorso dall'inizio alla fine in 100 giorni. Ecco, abbiamo raggiunto la modernità dall'Ottocento, in cui eravamo ancora confinati. Senta, per le imprese il rapporto con la pubblica amministrazione, la digitalizzazione che lei ha citato, significa anche e-procurement, ovvero il sistema di appalti che possono essere gestiti a livello digitale. Stiamo eliminando quello che viene chiamato il gold plating, vale a dire le inutili complessificazioni della normativa europea che di solito siamo bravissimi noi italiani ad introdurre, nel senso che complichiamo le cose semplici. E producendo effetti masochistici sostanzialmente. Quindi torniamo alla direttiva originaria, per esempio la direttiva appalti, e stiamo modificando strutturalmente questo sistema. Abbiamo eliminato per esempio il blocco di un appalto in ragione del ricorso al TAR, e quindi adesso se uno vince un appalto avvia l'opera anche se qualcuno ricorre, il secondo ricorre, perché pensa che doveva vincere lui. Alla fine, quando ci sarà la sentenza, ci sarà un indennizzo se avrà avuto ragione, ma non si blocca più l'appalto. E poi i poteri sostitutivi, silenzio assenso. Beh, insomma, sta cambiando tutto. Basterebbe, tra l'altro, che le imprese si studiassero i nuovi provvedimenti, faremo in modo di rappresentarglieli, descriverli e così via. È il momento della messa a terra del grande impianto riformatore che abbiamo avviato nei primi mesi del governo Draghi. Due provvedimenti assolutamente rilevanti, abilitanti, come dice il PNRR, quello della semplificazione, governance, semplificazione e nuovo reclutamento. Assumeremo 100, 120, 130 mila persone l'anno per rinnovare il turnover nella pubblica amministrazione e ne assumeremo una quantità ancora indefinita a termine per gestire il PNRR, perché pensi 200, 230, 240 miliardi di nuovi investimenti e quanta nuova occupazione indurranno. Ecco, torna anche con il rientro dallo smart working, il cosiddetto from man allo sportello, sia per cittadini che per imprese, però io volevo chiederle, Ministro, per la pubblica amministrazione c'è stata qualche difficoltà con lo smart working, ma è stato anche una leva propulsiva al cambiamento, no, alla digitalizzazione, no, o meno? No. Nulla di tutto, allora, questo? Allora, è stato fatto per necessità, è stato fatto, e lo dico con amore, all'italiana, senza un contratto, senza una piattaforma digitale, senza device, senza regole di sicurezza. Ognuno tirava fuori il proprio telefonino e cercava di fare qualcosa. Quindi nessuna spinta propulsiva dal punto di vista innovativo, se non nella nostra testa. Abbiamo imparato tutti a fare uno Zoom, abbiamo imparato tutti a fare una riunione da remoto, ciascuno a casa propria, abbiamo tutti imparato a fare una conferenza o a partecipare a una conferenza. Se però lei mi dice che abbiamo realizzato l'accesso a una banca dati protette da parte dei dipendenti pubblici per lavorare documenti protetti all'interno delle banche dati, eccetera, no, nel senso non è cambiato nulla, anzi probabilmente il sistema è peggiorato per quanto riguarda gli arretrati, i cumuli di arretrati. Pensi ai cumuli di arretrati nel mondo della giustizia penale, civile, amministrativa, pensi ai cumuli di arretrati negli uffici urbanistica dei comuni,
pensi ai cumuli di arretrati negli uffici anagrafe dei comuni, pensi ai cumuli di arretrati negli uffici delle agenzie tipo INPS, INEL e così via, erano elevatissimi prima della pandemia e sono aumentati. Quindi lo smart working non ha risolto nulla se non quello di far finta di far fare qualcosa ai tanti dipendenti pubblici che necessariamente dovevano rimanere. Ne rimarrà comunque un 15%, state lavorando. Questo normale, è per legge, no? Questo, esatto, è già per legge, non si conosce, non si sa, era 10, l'ho portato al 15, che saranno invece regolati contrattualmente, in sicurezza, disconnessione, sicurezza, produttività, controllo. Il 15% che si realizzerà sarà veramente un telework, perché le confido un piccolo segreto: lo smart working non esiste. Se lei lo racconta a livello internazionale, la guardo e dico: ma di cosa sta parlando? A livello internazionale si chiama telework. Certo. Ministro, lei non è soltanto il nostro ministro della pubblica amministrazione, è anche un economista. Io le voglio chiedere due cose in questi termini. La prima è, c'è un tema che è stato un po' accantonato ed è quello del debito e della riduzione della spesa. Da tanto tempo fa si parlava di tagli alla spesa, poi ora con questi nuovi investimenti, insomma, il tema è stato un po' oscurato. Ma la riduzione di spesa nella PA è ancora un tema presente, e poi da questo andremo al tema del debito pubblico. Ma come direbbe Draghi, non è il momento di tagliare, ma è il momento di spendere in questo momento. Intanto pensiamo a come spendere, e bene, le risorse date dal PNRR, che sono 190 più 20 più 30, sono 240 miliardi di risorse europee, italiane e europee. Ma il vantaggio sarà quello che questo tipo di meccanismo che è stato introdotto con Next Generation EU e il PNRR sta già attraendo investimenti privati dall'estero e dal paese. Per cui noi avremo nei prossimi 5-6 anni un ammontare di almeno 1.000 miliardi tra pubblico e privato per investimenti nel nostro paese. E poi il più grande investimento sono le riforme. Noi siamo obbligati a fare 52-53 grandi riforme che non abbiamo mai fatto finora. Ecco, questo è il più grande investimento. Ecco, paese. Questo è il cosiddetto anche debito buono che aveva detto Draghi, quello a che in qualche modo... Avere un debito senza riforme è come dire è mettersi un laccio al collo, e mentre fare debito ma contemporaneamente facendo le riforme vuol dire scommettere sul paese. Però la BCE ci ha sempre avvertiti: fate i piani di riduzione di debito quando le cose vanno bene, in un ambiente positivo e non in un ambiente negativo, ovviamente. Ma noi, la regoletta matematica è molto semplice. Non conta il rapporto debito-PIL statico, conta il rapporto debito-PIL dinamico, e cioè la dinamica del PIL, del denominatore, deve crescere più velocemente della dinamica del numeratore. Se è così, il debito, il rapporto debito-PIL diminuisce da solo. Per quanto riguarda invece l'effetto leva degli investimenti che stiamo mettendo in cantiere, che risposta ha al momento dai privati, non solo dai flussi di capitali esteri, ma anche dai privati italiani? Ma vede, il combinato disposto di riforme più investimenti privati è quello che consente di pensare un effetto leva, un effetto moltiplicatore molto ampio. Io non credo all'effetto 1-1 definito in sede di PNRR. Pensi solo, per esempio, al bonus 110%, che è un bonus pubblico di 18 miliardi per rifare sostanzialmente in chiave green le nostre case. Beh, in edilizia, quel tipo di edilizia, il moltiplicatore è quasi 3, quindi ogni euro speso in quel settore ti produce nella matrice delle interdipendenze settoriali un impatto 3 in termini di PIL. Quindi lei immagini cosa vuol dire 18 miliardi nel bonus 110% moltiplicato per 3. E il bonus è già ripartito, è in fase di boom, viste le semplificazioni che sono state apportate, e quindi questo avrà un impatto enorme nel nostro PIL. Grazie Ministro. Un'ultima domanda prima di chiudere, ineludibile: il Green Pass ha un prezzo, diciamo così, politico in termini di stabilità dell'esecutivo? Fino a dove vi spingerete o volete spingervi nell'estensione? Il Green Pass è una storia di successo europea, l'hanno adottato praticamente in tutta Europa e consente di muoverci in tutta Europa. Sarà riproposto in sede G20 e anche questo sarà un'altra storia di successo. E il Green Pass, lo ricordiamo ai telespettatori, vuol dire dare una patente a chi è guarito
a chi si fa i tamponi e chi si vaccina. Bene, in Italia stanno circolando, ciascuno ce l'ha in tasca, 72 milioni di Green Pass in questo momento, e si può arrivare tranquillamente a farne entro un mese e mezzo, altri 10-20 milioni. Se così sarà, non avremo bisogno di mettere l'obbligo per i vaccini. Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione, dai nostri incontri al Forum Ambrosetti 2021. Grazie ministro, grazie per il suo tempo. Grazie a voi.